ciao, siamo qui con l'amico Filippo Buglioli. Ciao a tutti. Per degustare un Chianti DOCG di Borgianni, un Chianti che sta dalle parti di Firenze, annata 2012, gradazione alcolica 12,5 gradi. Castello di Volpaia l'azienda, Castello siamo di San Cassiano Valdipesa, bellissima zona per fare del buon sangiovese e quindi del buon Chianti. Andiamo a vedere nel bicchiere, c'è un bellissimo colore, ha un colore rosso, porpora, un vino giovane, un vino del 2012, ma c'ha una nota molto spiccata e giovanile. Immagino un vino molto molto pronto e molto giovane. Ah sì, anche di abbastanza porpora. Sangiovese morbidello, nel senso che sì, frutti rossi, c'ha queste, sì, c'ha le more, la ciliegia, una leggerissima vaniglia che dà, passa sempre un po' in barrico, in legno con i Chianti, assolutamente piacevole, però diciamo la prevalenza delle frutti a pacca rossa è molto molto buona. Probabilmente a star lì, la sento già adesso, potrebbe tirare fuori delle note tostate, di leggera tostata. Assolutamente sì, però elegante. Secco, sì, tannini morbidissimi, molto eleganti rispetto a quello che abbiamo visto anche un po' dopo, questi tratti giovani. Piacevole, pronto da bere? Assolutamente sì, è un vino che non ha spigoli, è un vino che poliedrico, si può fare un piatto un po' complesso, può mettere un piatto anche un po' più strutturato, però è un vino Chianti, sì. Dove lo metti stagno? A quanto lo serviamo? Quale temperatura di servizio? Ah, 12-14 gradi. Allora, 12-14 gradi. Stiamo troppo sul caldo. Filo, questo allora è un vino che potremmo abbinare con una cosa semplice e sempre ben gradita, tipo un orologio di formaggi, magari di media stagionatura. Non esageriamo con la stagionatura perché... Fino alla media stagionatura. Esatto. Oppure anche con... una cosa di semplice, un primo interessante, un raviolo burro e salvia, cosa dici? Fantastico, burro e salvia fresca. Avviste Made in Vino, non dimenticate di andare su madeinvino.com, con soli 19,90 troverete la possibilità di diventare sommelier, di avere, ricevere a casa due bottiglie di vino, scelte da due sommelier. Cine, grazie, a presto! Ciao!